Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Io sono Karim e dopo il video in cui parlavo del mio trasferimento, tantissimi mi hanno chiesto di parlare di come fare per trovare lavoro all'estero. E oggi voglio parlare di 7 cose che ho fatto io per trovare lavoro all'estero e per cambiare lavoro velocemente in generale, trovando però quello che stavo veramente cercando, così che auspicabilmente possiate usarli anche voi se volete. E veramente questi sono consigli che avrei tanto voluto sentirmi dire io prima e che possono secondo me dare una grossa mano anche a chi di voi è determinato a fare questo. Ahimè però quelli che vediamo non sono trucchetti o la formula magica che vi darà la soluzione per trovare il lavoro più pagato e dei vostri sogni, ma come ogni altra cosa, trovare l'opportunità che fa più per voi e anche meglio retribuita è come tutto un processo che richiede impegno, costanza e di rischiare comunque qualcosa per provare qualcosa di completamente nuovo senza avere la certezza che questa sia la cosa giusta. E se vi ritrovate in queste parole ma avete comunque voglia di trovare un nuovo lavoro, allora iniziamo con i 7 consigli che darei al me del passato. Il consiglio numero 1 è quello di pianificare il tempo per inviare le candidature, a partire dai 30 minuti al giorno fino ad arrivare alle 3-4 ore a seconda di quanto siete effettivamente determinati. Indipendentemente da dove lo state cercando, è stato per me importante dare una struttura a quello che stavo facendo e alla ricerca effettivamente del lavoro, anche se solo per 30 minuti al giorno, ma questo permette effettivamente di prenderlo seriamente e di non farlo solo quando ve la sentite o vi ricordate, con la conseguenza poi che se non si riesce a trovare niente non se ne capisce la ragione, pensando magari di stare cercando lavoro quando invece magari mandate una candidatura ogni 2 settimane. E tra poco vediamo anche come trovare delle offerte, ma dando una struttura di questo tipo, se non riceverete nessuna chiamata saprete che il problema può essere il vostro curriculum o le vostre qualifiche che non sono sufficienti per il tipo di lavoro che state cercando. E a partire da questo, il secondo consiglio è quello di fare un curriculum fatto bene. Il curriculum è di fatto l'amo che vi farà ricevere le chiamate e i colloqui o meno, e non credo che serva che mi metta qui a dire quanto è importante farlo nel modo corretto e assicurarvi che funzioni bene in generale sia in Italia che all'estero. Mi rendo conto ci vorrebbe una guida intera su come fare bene un curriculum e non è di certo il mio campo, ma almeno intanto qualche consiglio fondamentale. Il primo consiglio è quello di non farlo troppo lungo. Nessuno ha tempo o voglia di leggere 5 pagine del vostro curriculum e i recruiter delle aziende di fatto hanno generalmente 100 o più candidati magari per volta e non possono perdere un'ora del loro tempo per leggere il nostro CV. Mettete solo le cose indispensabili e quello che ha realmente senso, che sapete che dà valore al vostro curriculum, e tagliate fuori tutto quanto il resto. Per me una pagina e mezza, 2 o massimo proprio 3 sono più o meno ideali. Il secondo consiglio: se volete fare un colloquio all'estero è importante che scriviate bene, almeno in inglese. Un curriculum scritto in inglese tutto sbagliato non serve che vi dica che non farà probabilmente un'impressione chissà quanto positiva, quindi assicuratevi almeno di scrivere in modo grammaticalmente corretto in inglese, e per fare questo potete rivolgervi a qualcuno che conosca bene la lingua e la grammatica. Personalmente ho trovato molto utile utilizzare un'estensione del browser chiamata Grammarly, che vi dà una mano a scrivere correttamente in inglese ed evidenzia eventuali errori che potete commettere. La versione free funziona già benissimo, ma se avete la possibilità, almeno per il primo mese, la versione premium vi darà correzioni anche sui modi di dire, e questo vi aiuterà a fare un curriculum quanto più professionale possibile. E infine il terzo consiglio è quello di almeno utilizzare un template professionale per il vostro curriculum, e online se ne trovano veramente tantissimi, sia in italiano che in inglese. Cercate di investirci tempo nel trovare uno che pensiate funzioni con la vostra professione e che di fatto anche vi piace. Personalmente non ho mai usato il curriculum con il formato europeo perché non mi piace di fatto e non credo che ormai sia particolarmente utile, ma se qualcuno ha esperienze diverse fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Tutti belli questi consigli, ma quello che succede poi concretamente è che adesso vi mettete lì al lavoro al vostro curriculum e passano settimane, mesi e ancora non avete finito e non avete mandato magari nemmeno una candidatura. È importante secondo me anche fare sì che questo non succeda, perché non c'è spazio per il perfezionismo almeno all'inizio a questo punto, e potete sempre migliorarlo anche in corso d'opera, e non perdere troppo tempo effettivamente in questa fase ed iniziare anche a mandare effettivamente delle candidature. Il terzo consiglio che mi sarei dato fin dall'inizio è quello di dare una struttura a questa attività di ricerca. Oltre al CV e alle candidature in generale, è importante per me dare una struttura a questa attività per sua natura già destrutturata. Se avete un buon CV e le qualifiche per quel lavoro e cercate bene e con costanza, è inevitabile che a un certo punto le opportunità arriveranno, e quando le opportunità arriveranno e cominceranno magari ad essere un po', è molto probabile che comincerete anche a dimenticarvi dell'azienda che vi ha chiamato o a essere costretti magari a dire di no perché non potete gestire troppi processi di selezione in parallelo. E per questo personalmente
sicuramente ho trovato molto utile creare una struttura anche a questo e scrivermi tutte le informazioni che servono, sia per farvi ricordare a che punto eravate in ogni selezione e non perdervi nulla per strada, ma soprattutto per non dire di no a qualche opportunità solamente perché siete già troppo confusi dalle 3 o 4 selezioni che state portando avanti. Io ho fatto un template ad esempio su Notion che mi ha aiutato tantissimo in questa fase per mantenere ordine e salvarmi anche le impressioni che ogni persona con cui ho parlato mi ha fatto, e se vi interessa ve lo condivido qui sotto in descrizione. E questi erano più o meno i passaggi per me universali che funzionano sia in Italia che all'estero. Per quanto riguarda la ricerca effettivamente di un lavoro all'estero, una volta fatto un CV in inglese e ottenuto auspicabilmente un colloquio o una chiamata, si arriva ad un punto inevitabilmente in cui vi chiederete come andrà con l'inglese e inizierete, come è successo a me per molti mesi all'inizio, a domandarvi se riuscirete a sostenere un buon colloquio in un'altra lingua o meno. E nella mia esperienza veramente queste sono domande che mi sono fatto per mesi prima di iniziare a mandare le candidature, e nonostante ovviamente è necessario essere in grado di formulare frasi basilari e di capire quello che l'interlocutore vi sta dicendo, per me è stato anche importante realizzare che almeno all'inizio non è indispensabile avere un inglese veramente perfetto, a meno che non facciate una professione che richiede solo di parlare magari. E per me invece è importante non lasciarsi fermare da questo primo ostacolo. E mi ricordo che all'inizio pensai francamente di non essere pronto e ho passato mesi a prendere lezioni private e cercare di aumentare il mio livello di inglese, ed effettivamente mi ricordo che comunque i primi 2 o 3 colloqui sono stati particolarmente difficili, anche forse per la tensione che avevo. Ma quello di cui mi sono anche reso conto dopo 5-10 colloqui è che le cose che dicevo, la terminologia che usavo e quello che mi chiedevano erano quasi sempre le stesse cose, e anche quando non lo erano la terminologia da conoscere era abbastanza limitata, e di fatto ormai non ci pensavo nemmeno più alle risposte che davo e mi venivano completamente in automatico, permettendomi così almeno di sostenere un colloquio senza troppa difficoltà, almeno da un punto di vista linguistico. Attenzione, non vi sto dicendo di truffare l'azienda e di scrivervi delle domande sullo schermo con il traduttore e di leggerle sperando che siano quelle, perché è chiaro che serve almeno un livello buono, ma dipende effettivamente anche dal vostro lavoro specifico. Ma solo di non lasciarsi fermare dalla lingua e di provarci, perché spesso all'inizio sembra molto più difficile di quello che in realtà è. Penso che nell'ultimo anno avrò fatto qualcosa come 50 colloqui o forse anche di più, e non c'è stato il migliore insegnamento o il miglior modo di migliorare anche in inglese che fare esperienza, anche per colloqui per posizioni che non ero nemmeno sicuro al 100% che mi sarebbero interessate. Detto questo, passiamo però ai consigli un po' più concreti su dove effettivamente cercare lavoro, supponendo di avere un buon CV e presa confidenza anche con la lingua. E nella mia esperienza almeno LinkedIn è potentissimo sia in Italia che all'estero, ed è stato uno di quelli che ho usato maggiormente da sempre. Altri siti adatti a quasi tutte le professioni e molto potenti per me sono Monster ed Indeed. E se siete neolaureati, cercate sempre di sfruttare anche le piattaforme di ricerca offerte dalle vostre università se ne avete. Io avevo Almalaurea, che dà comunque modo di trovare buone opportunità sia in Italia che all'estero. Oltre a quelle più generaliste è importante usare anche piattaforme specifiche per il vostro settore. Nel mio caso ad esempio per informatici ho utilizzato Cord e OfferZen per cercare lavoro all'estero, nello specifico in Olanda e a Londra. Ma dovete effettivamente capire per il vostro settore quali sono le piattaforme maggiormente usate anche in base alla nazione in cui state cercando lavoro, e cercando un po' su Google la vostra professione con ad esempio la nazione non è difficile assolutamente trovarle. E infine, in aggiunta a tutte queste, oltre alle piattaforme generiche e quelle di settore dipendenti dalla vostra professione, quello che ho usato io sono anche i siti direttamente delle aziende, come magari Amazon, Microsoft, Google, e tutte le aziende specifiche del vostro settore in cui vi piacerebbe lavorare, applicando direttamente sul loro sito, cosa che secondo me vi darà ancora più possibilità. Da notare che ho detto anche sui siti delle aziende e non solamente sui siti delle aziende, perché se siete effettivamente determinati a cercare un nuovo lavoro è importante per me usare quanti più strumenti possibili durante il processo di ricerca che state facendo. E vi lascio anche un grafico orientativo da quale sorgente ho ottenuto i maggiori colloqui nell'ultimo anno circa. Una volta poi preparato il CV, iniziato ad inviare le candidature effettivamente su questi siti, quello che ho sentito spesso è che anche io sono stato tentato a fare è quello di inviare candidature, fare colloqui e poi aspettare, quando per me alla fine non c'è molto da aspettare, visto che spesso non sapete nemmeno se vi faranno sapere qualcosa su come è andato di fatto il colloquio. Quando si parla di generale di lavoro e di colloqui, fino all'ultimo step non potete sapere come andrà, e quindi la parola d'ordine, se vi state chiedendo se iniziare o meno un nuovo processo di selezione,
direzione con un'altra azienda se dovesse interessarvi è quasi sempre sì. Più opportunità avete di fatto, più è probabile che almeno una di questi vi vada bene ad entrambi, nonché avete anche inevitabilmente più leva di negoziazione. Quindi per me non fermarsi mai solamente perché ci si sente in colpa magari o per pigrizia. Dal momento che scegliete di cercare lavoro, fatelo e mettetecela tutta, perché magari si tratterà solo di qualche settimana o di qualche mese, ma poi quello che scegliete farà la differenza magari sui 2 o 3 anni successivi, a seconda di dove entrerete. E questo è di fatto importante ricordarselo. In generale, se si tratta di lavoro, per me è sempre meglio avere più scelte piuttosto che di meno, perché state scambiando di fatto il vostro tempo per il denaro e non vi state sposando di fatto con nessuno. E inevitabilmente preparatevi a non piacere a molti recruiter che devono fare in quel momento il loro lavoro e a dover dire di no ad un certo punto ad alcuni di loro per scegliere quell'altra opportunità migliore secondo voi. Ma non escludetevene solamente a priori solo perché non volete fare brutta figura o rifiutare un'offerta, perché state scambiando spesso 8 ore del vostro tempo e quindi non c'è perbenismo o esclusività che tenga e non vi state sposando di fatto nessuno. Il penultimo consiglio che su di me ho trovato molto utile è di cercare di mettere i colloqui di mattina. Non è obbligatorio, è meglio comunque farlo anche se alle 11 di sera che non farlo chiaramente, ma per me è meglio se ne avete la possibilità farlo di mattina, sia voi che la persona con cui parlerete siete più freschi di fatto e avete la possibilità di fare una migliore impressione rispetto che a fare un colloquio quando siete esausti magari dopo una giornata di lavoro o magari dopo mangiato in cui si è generalmente più stanchi. Conoscete il fenomeno studiato sui giudici per cui le probabilità di essere assolti in un processo sono risultate essere significativamente più alte quando l'udienza avviene di mattina piuttosto che quando avviene di pomeriggio, e questo dai ricercatori è stato attribuito al fatto che i giudici sono generalmente molto più stanchi perché hanno già preso moltissime decisioni difficili durante la mattinata e quindi è meno probabile che prendano una decisione così difficile magari nel pomeriggio, e le probabilità di fatto di essere assolti scendono. Ecco, non ci sono sicuramente studi che confermano anche queste cose per la ricerca di un lavoro chiaramente, ma almeno per me può essere ragionevole pensare e aspettarsi che anche i recruiter come tutti noi umani siano più stanchi nel pomeriggio, e nel dubbio magari nel caso pessimo un forse potrebbe diventare un no, proprio come i giudici e l'assoluzione. E l'ultimo consiglio è quasi scontato forse in altri contesti, ma quasi mai in quello lavorativo: nessuno guarderà i vostri interessi dal punto di vista economico se non lo fate di fatto voi stessi, ahimè. E soprattutto all'estero le offerte che riceverete potrebbero partire magari da quello che percepite in Italia, che può farvi finire paradossalmente in una situazione peggiore se andate in un paese il cui costo di vita è molto più alto. Di conseguenza è sicuramente importante in prima istanza verificare il costo della vita nelle regioni in cui vi state per trasferire e lo stipendio medio effettivamente che viene percepito dalla vostra professione in quelle regioni, aiutandovi così a farvi un'idea almeno iniziale di una base di partenza che democraticamente almeno dovreste meritare, e a partire poi da questi numeri potete farvi un'idea di un range e del minimo sindacale magari che sareste disposti ad accettare per andare effettivamente in quel paese, cosa che vi semplificherà anche non poco il processo di decisione in un secondo momento. Tuttavia, se ottenete quella cifra fin dall'inizio magari perché vi offrono da subito quello o anche di più, alla fine provate comunque a negoziare se ne avete la possibilità. Certo, ci sono eccezioni a questo e va fatto comunque in un certo modo, e io non sono di certo un esperto in questo, ma chiedere almeno in modo educato se il salario è intanto negoziabile e generalmente non costa nulla e non ha grosse implicazioni, ma ci vorrebbe un video dedicato praticamente solo su questo se siete interessati su come negoziare un salario o anche altro, e magari se volete provo a contattare qualcuno che fa proprio questo come lavoro. Detto questo ragazzi, grazie mille per avermi seguito, sentitevi liberi di raggiungermi anche su Instagram e lascia un mi piace per l'algoritmo di YouTube e iscriviti per non perderti anche altri futuri video come questo, e noi ci vediamo la prossima settimana in un prossimo video. Ciao!